Sono un amante della liquirizia e quindi quest'oggi ho provato a realizzare e oggi provo con voi dei buonissimi biscotti facilissimi da preparare alla liquirizia. La liquirizia quella nera, quella pura, che basterà sbriciolare e rendere in polvere. Allora Andrea, grazie che ci segui anche in questa videoricetta. Ringraziamo lo IAL di Legnano che ci ospita per la realizzazione. Siamo all'interno del loro laboratorio. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare dei like e dei commenti, attivate le notifiche, importante, così rimanete sempre aggiornati, e il simbolino con una campanella. Siamo pronti, pochi ingredienti, siamo pronti a partire con la ricetta dei biscotti alla liquirizia. Abbiamo preparato quindi qua gli ingredienti che ci servono. Allora iniziamo come se fosse la realizzazione di una frolla tradizionale. Quindi inseriamo il burro e lo zucchero in planetaria. Il burro morbido non deve essere sciolto, ma non deve essere neanche duro. E iniziamo a lavorarli con il gancio. Se per caso vi siete dimenticati il burro ed è ancora in frigorifero, una decina di secondi nel microonde ed è sicuramente la temperatura giusta per realizzare una frolla. Una volta che burro e zucchero sono stati incorporati tra di loro, allora possiamo aggiungere anche un uovo. In questo caso inseriamo un uovo intero. Puoi già aggiungere. E invece qui ho la polvere di liquirizia. Qui ho la polvere di liquirizia e la farina, vado ad aggiungere insieme. E con una frusta miscelo. Ok, metto in prima velocità, possiamo finire aggiungendo anche le polveri. Facciamo finire di impastare, quindi molto simile a una pasta frolla come procedimento. Mi preparo intanto la pellicola. Ok, puoi fermare. Ok. Quindi questa è la consistenza. Un pochino più morbida di una pasta frolla, però è giusta così. A questo punto avvolgiamo nella pellicola, strato sottile, evitate sempre di fare la palla perché aumentano i tempi poi di riposo. Chiudo e la metto a riposare in frigorifero. Una volta che è così sottile, basta anche un 20 minuti e una mezz'ora. Quindi frigorifero 20 minuti e mezz'ora, dopodiché siamo pronti a formare i nostri biscotti buonissimi alla liquirizia. Abbiamo fatto riposare il nostro impasto, vedete che chiaramente si è un pochino indurito. Allora a questo punto mettiamo un pochino di farina sul tavolo, lo rimpasto leggermente solo per renderlo nuovamente elastico. E col mattarello inizio a stenderlo. Ne approfitto per dirvi anche, allora, quando usate il mattarello esistono o due bastoncini che potete mettere sotto al mattarello in modo da avere sempre lo stesso spessore, oppure il consiglio che vi do, se non avete i bastoncini, per essere sicuri di stenderlo tutto uguale, è continuamente girare l'impasto. Quindi stendo, ho steso quasi solo la parte centrale. Lo giro e quello che succede naturalmente è che io schiaccerò solamente la parte dove è più alta. Quindi se io tengo continuamente l'impasto girato, evito di avere delle zone più alte e delle zone più basse. Io ho preferito tenere, vedete, le bricioline di liquirizia, le ho preferite tenere un pochino più grosse perché mi piace poi sentirle in bocca, altrimenti potete proprio renderle in polvere, quindi in base a come preferite, a come vi piace a voi. A questo punto con un coppapasta andiamo a formare i biscotti.
Allora, posso anche fermarmi qui, dopo vado avanti a farli. Una volta che abbiamo realizzato i biscotti, cottura a circa 170 gradi per una quindicina di minuti. Un'altra cosa che potete fare, sempre per rendere un po' più rustici ancora di più questi biscotti, spennellarli con acqua e passarli nello zucchero semolato. Quindi andate a creare proprio anche una crosticina sulla superficie. A piacimento, così sono lisci, altrimenti potete aggiungere o lo zucchero in granella piuttosto che lo zucchero semolato piuttosto che dell'altra liquirizia spolverizzata sopra. Finiamo i biscotti, 180 gradi, una quindicina di minuti. Allora andiamo in cottura con i biscotti di liquirizia. Vediamo tra un 15-20 minuti il risultato, buonissimi. Adoro la liquirizia, questi biscotti sono spettacolari. Allora, spero che la videoricetta vi sia piaciuta. Avete visto che è davvero semplice. Grazie ad Andrea e grazie allo IA che ci ospita. Vi rinnovo l'invito a cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale, lasciate dei like o dei commenti. Io vi lascio, mi tolgo la mascherina, non resisto. Ci vediamo alla prossima videoricetta sul canale YouTube di Samuele Calzari. Saluto a tutti. Quindi quella nera. Grazie ad Andrea che è qui con No, noi. ci credo.